Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastube Drums. Nel video di oggi, come potete vedere, ci sono dei pacchetti, c'è un albero che non ha ancora le palline, ma comunque c'è un albero di Natale appunto ancora da addobbare. Questo è il video sui regali di Natale ed è il video perfetto per chi deve fare regali di Natale a un batterista. Quindi penso a tutti i genitori, i nonni, gli zii, le zie, cugini, eccetera, che hanno un batterista in casa e non sanno che pesci pigliare durante il Natale, perché molto spesso fare regali di Natale a un batterista è difficile perché, cavoli, costa tanto la roba per batteristi. Quindi oggi ho deciso di fare un video insieme a strumentimusicali.net, vedete già i pacchetti che mi sono arrivati qua, adesso vi spiegherò come funziona il video, in cui vado un po' per fasce, nel senso ci sarà una fascia per il genitore, nonna, zia che cerca regali tra 1 euro e 50 euro, ci sarà una fascia di regali tra 51 euro e 130 euro, ci sarà una fascia un po' più alta dove vi spiego alcune batterie che magari i genitori vogliono regalare ai figli, quindi chiunque può trovare il regalo di Natale perfetto. Quindi vi faccio vedere alcune cose che ho scelto io. Andiamo sul sito di strumentimusicali.net e vi faccio capire come cercare il regalo di Natale che state cercando. C'è un botto di roba sul sito, quindi vi spiego come navigare e come appunto trovare quello che vi serve. Quindi intanto grazie mille strumentimusicali.net per avermi permesso di comprare questi regali di Natale e farmeli arrivare a casa. No, mi è caduto il microfono. Chissà se sta. Vi ricordo che se comprate adesso vi arriva ancora prima di Natale, quindi nel caso affrettatevi. Io mando la sigla e poi partiamo. Ok, siamo sul sito di strumentimusicali.net. Come potete vedere qui ovviamente non abbiamo solamente batteria, ma abbiamo un po' di tutto. Quello che può interessare a noi, partendo dallo scaglione 1,50 euro, sono sicuramente la questione batterie e la questione in fondo gadget. Quindi andiamo intanto su gadget e capiamo che cosa si può trovare. Poi vi faccio vedere quello che ho preso io. Allora, qui avete tutta la divisione, che possono essere t-shirt, felpe, cappelli, miniature, tappetini per mouse, sgabelli, eccetera, eccetera, eccetera. Se io ad esempio voglio andare sull'economico e vado su portachiavi, ho una marea di portachiavi, questo con il rullante, violino, quello con il jack, ce ne sono veramente, veramente, veramente tantissimi. Posso tornare indietro, andare ad esempio su, non lo so, tappetini mouse e capire che cosa c'è. Ad esempio questo tappetino del mouse Zildjian, molto carino, devo dire, non l'ho preso, ma molto carino. C'è veramente tanta, tanta, tanta roba. Anche questo devo dire è bello, eh? Guardate che bello anche questo tappetino qua con il rullante e le bacchette sopra, cappellini, felpe, eccetera, eccetera. Andando indietro io posso però andare su batterie e cercare quello che mi interessa per quanto riguarda le batterie ad un prezzo basso. Come si fa? Vi spiego subito. Sono quindi sul reparto batteria, parti di ricambio per batteria, ad esempio, e voglio andare a vedere tutte le parti di ricambio cercando quelle più economiche. Quindi ad esempio vado su, non lo so, a caso, feltri piatti, prezzo crescente, decrescente. Crescente significa dal più basso al più alto come prezzo, decrescente il contrario, popolarità, ultimi arrivi, eccetera. Io ad esempio qui posso andare a cercarmi tutti i feltrini pagando poco, oppure posso andare a cercare, ad esempio io voglio il Survival, come si scrive, Survival Kit, vediamo cosa esce. Ecco qua, c'è ad esempio il Survival Kit di Zildjian con tutti i vari filtrini, tutte le varie cose. Questo è un regalo che ci potrebbe stare perché aiuta tantissimo i batteristi. Costa 24,90€, quindi siamo ben al di sotto di 50 euro. Ma magari voglio andare a prendere qualcos'altro, voglio andare di nuovo su batterie, voglio prendere una custodia per le aste, ad esempio borse meccaniche. Vado a scegliere il prezzo crescente, quindi dal più basso al più alto, e voglio prendere una borsa tipo questa qua, borsa piccola, molto carina devo dire questa borsa qua. Avete la possibilità di vederla anche con questa lente di ingrandimento per vederla proprio da vicino, c'è anche questo simbolo Tama molto carino, avete più foto e potete vedere tutto. Qui sotto per ogni tipologia di prodotto avete anche tutte le varie caratteristiche in modo tale da vedere le recensioni, eccetera. Sotto
avete le recensioni direttamente dai clienti e quindi potete capire se è fatta bene o se non è il massimo. Quindi questa borsa è veramente molto interessante e in questo modo avete la possibilità di scegliere il da sopra, come vi dicevo, la categoria, quindi gadget o batteria, poi ovviamente avete anche tutti gli altri, tutte le altre categorie da chitarra, bassi, tastiere, eccetera, eccetera. Nel momento in cui ci cliccate sopra avete già il menu a tendina che scende sotto, ma se volete la parte grafica potete cliccarci sopra e avete tutte le varie sottocategorie. Cliccando, ad esempio, che ne so, accessori per batteristi, avete ancora tutte le categorie. In questo modo quello che cercate ce l'avete ben categorizzato e lo riuscite a trovare subito. Più che altro, se volete dei pad, ad esempio, cliccate su pad allenamento e li avete tutti quanti per prezzo crescente. La figata di poter girare così su strumentimusicali.net è che avete qualsiasi cosa in realtà e per ogni cosa avete tante possibilità di spesa, perché alla fine quello ci interessa principalmente. Quindi questo è, ma adesso voglio farvi vedere che cosa ho scelto di prendere io tra 1 e 50 euro ed è in quel pacco lì, non so quale in realtà, ma in uno di quei pacchi lì. Adesso prendo questo coltello perché qui a casa non ho il taglierino, in studio faccio sempre fatica a trovarlo, ma a casa non ce l'ho proprio, quindi prendo questo coltello, vado a cercare qual è il pacco giusto, non so quale sia, ma uno di quei tre comunque. Sarà questo? Yes, direi di sì. Allora, vediamo che cosa ho scelto. Questa l'ho presa veramente, ve l'ho fatta vedere prima sul sito, ma l'ho presa veramente. Vediamo com'è, più che altro perché vediamo se vista sul sito è una cosa, vista non da sito è un'altra quando arriva, ma direi di no in realtà. Vediamo come si comporta questa. Ah, borsa hardware piccola in realtà di Tama. Ah, molto carina devo dire, piccolina, piccolina. Può andare a trasportare magari, che ne so, aste un po' più piccole, tipo quelle del reggirullante, tipo reggirullanti, oppure se dividiamo in due le aste piatto ci stanno tranquillamente. Molto 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 interessante devo dire questa, bella, fatta bene, in effetti le recensioni erano giuste degli utenti, fatta molto bene, molto potente sicuramente. E tra l'altro vi faccio vedere che sul sito, se io vado a cercare borsa Tama hardware, la figata è che voi ne avete più tipologie, infatti abbiamo quella più piccola che è quella che ho preso io, avete quella più grande e avete quella enorme. Questa qua quant'è? Miseria, questa è enorme veramente. Dimensioni 800x320x200, quindi questa è proprio quella grande grande con le ruote. Avete varie tipologie in base al vostro budget, in base a quello che vi serve. Poi ho deciso di prendere questo, che cos'è? Non me lo ricordo sinceramente, ho fatto l'ordine qualche giorno fa, non me lo ricordo. Ah, questa è molto carina, questa è una tazza Tama, molto bella, guardate che carina questa tazza Tama. Ovviamente l'ho trovata sul sito, me la mettesse a fuoco sarebbe ancora più carina, l'ho trovata sul sito nella categoria proprio tazze, perché ci sono tazze con vari loghi di marchi soprattutto diversi, di batterie, di chitarra, eccetera eccetera. Poi andiamo avanti, qui, ah ecco, qui abbiamo una serie di gadget e gadget, no, questo dopo, portachiavi, quindi ne ho presi alcuni, tipo questo qua con il rullante, veramente molto carino, secondo me, devo dire molto carino, e più che altro piccolo, non rompe le scatole, uno con una bacchetta con scritto punk e l'altro con delle bacchette normalissime. Tra l'altro io questo proprio ce l'ho e devo dire che mi piace molto, lo uso tantissimo. Andando avanti ho preso questa che secondo me, raga, ve l'ho fatta vedere anche in qualche video, in poche settimane fa, in un video di poche settimane fa, la Evans Drum Key, la Evans Torque Drum Key, che è quella che ti permette di andare a... come si dice, ad accordare la batteria in modo super veloce. Vediamo ancora cosa ho preso, ne ho preso un botto di roba in effetti, perché c'era tanta. Eccolo qua, questo è il Survival Kit che vi ho fatto vedere prima, ma lato Gibraltar, quindi c'è sia di Gibraltar sia di Zildjian. Questo mi piace molto perché ha un sacco di cose interessanti, quindi dai feltrini a questi da mettere intorno alle aste piatto, a delle chiavette, a questo che serve nel caso in cui abbiate problemi con la cassa, magari si rompa la cassa a metà concerto e voi siete fregati. Questa, ragazzi, Survival Kit io lo consiglio sempre
perché è una roba da sperare di usare il meno possibile, ma avere sempre, perché qualsiasi problema abbiate durante un concerto, soprattutto se avete questa scatolina qua con tutto dentro, vi salva la vita. Un feltrino, una chiavetta, una vite da trovare al volo, questo vi salva completamente la vita. Ho ancora preso qualcosa? Ah, ecco, ecco, ecco. Poi avevo preso un paio di cuffie che in effetti non vi ho fatto vedere, ma dopo ci vado sul sito. C'è anche tutta la sezione audio, quindi tutta la sezione cuffie, eccetera, eccetera. Ho preso queste Behringer qua, dove siamo ben al di sotto dei 50 euro, forse con la luce non si vede benissimo, ma comunque sono queste qui. Sono delle cuffie in-ear che funzionano veramente benissimo, le ho già provate anche sul canale in un altro video. Queste, più che altro per il costo che hanno, che appunto sotto i 50 euro, funzionano da paura devo dire. Quindi questi sono degli ottimi prodotti per stare in un range di prezzo abbastanza normale, umano, ma poter fare dei regali carini a un batterista, per poter fare, oppure per potersi fare dei regali carini per noi batteristi. Adesso, allora, mettiamo un attimo a posto e arrivo con la seconda tranche da 51 a 130 euro. Ovviamente nel momento in cui andiamo a salire un pochettino di prezzo, abbiamo più possibilità. Questo è normale per forza, perché abbiamo più budget, quindi possiamo andare a sbizzarrirci un po' di più. Torniamo sulla home di strumentimusicali.net, andiamo ad esempio sempre su batterie, andiamo a vedere i tappeti. Voglio vedere i tappeti e ne ho preso uno, poi vi faccio vedere qual è. Nel momento in cui scegliamo tappeti, accessori per batteristi, tappeti per batteria, anche qua ne abbiamo tutti quelli che vogliamo. Io posso ad esempio andare a scegliere tra voglio andare a prendere Rock Bag, filtro per marca, eccolo qua, Rock Bag, e ho preso, spoiler, ho preso uno di questi tappeti perché con un prezzo veramente super accessibile abbiamo, secondo me, uno dei migliori tappeti per i live che ci siano. Ad esempio, un'altra cosa che si può acquistare su questo prezzo qua potrebbero essere i drum mute, cioè quelle sordine che ti permettono di mutare la batteria. Se io scrivo drum mute, proviamo a vedere se c'è drum mute, eccoli qua, sì. Quindi tutta questa parte qua, qui siamo super in budget, dal Vic Firth Mute Prepack 4, da questo qui il PP3, abbiamo tutti gli Evans Sound Off, quelli per i piatti, che ovviamente costano molto sotto il budget, ma se ce ne servono più di uno e dobbiamo per forza salire di prezzo perché dobbiamo prenderne di più, quindi magari andiamo tra i 51 e i 130 euro. Questo qua secondo me è un ottimo compromesso, perché abbiamo tre piatti, quello per la cassa più 4 tom, comunque come al solito abbiamo tutte le caratteristiche qui sotto, quindi sordino per 12, 13, 14, 16, 22, due sordine per piatti, una sordina per Charleston, e quindi questo è un ottimo prodotto, l'ho preso, andiamo poi a vedere come si comporta. Se vogliamo rimanere sulla questione cuffie, come vi dicevo prima, ci sono sicuramente le cuffie Vic Firth, vediamo queste qua, dovrebbero essere queste, sì. No, non sono queste. Allora, queste in realtà, volendo, per i 50 euro ci stanno. Queste sono le cuffie Vic Firth che vanno solamente a isolare, quindi isolano, fine. Quelle che ho preso io invece sono delle cuffie diverse, cuffie Vic. Vedete la facilità di trovare i prodotti qua, è imbarazzante. Queste sono molto belle e hanno il cavo. Queste mi piacciono perché hanno il cavo, quindi avete molto meno rumore della batteria con le cuffie isolanti, e in più dentro vi arriva anche la musica, quindi queste sono veramente molto molto interessanti. Io le ho a casa, ma ho un modello vecchio, quindi adesso le ho prese, voglio capire come si comportano queste qua. Questo quindi è un'altra tipologia di regalo. Un'altra cosa che mi viene in mente è ad esempio uno sgabello, cerco direttamente di qui perché è talmente semplice. Sgabello, vado più che ordine per pertinenza, ordine crescente, e vado a vedere che cosa c'è. Allora, qui sugli sgabelli ad esempio ce ne sono veramente da poco, devo dire, perché 32 euro, 37 euro, dipende un po' che cosa vi interessa. Io ho cercato uno sgabello che avesse
che non fosse così, diciamo, vediamo ad esempio questo tamburo qua. Ah, questo tamburo qua in realtà non è così male perché ha, non riesco a farlo zoom, ha la grata, questa filetto qua, che non è male. Effettivamente questo sotto i 50 euro lo consiglierei, che lo sto facendo, ma quello che sono andato a prendere io costicchia un po' di più, costicchia 129 se non sbaglio. Ed è, adesso lo vado a cercare, dov'è, 99, guardate quanta roba c'è sugli sgabelli e sono neanche a metà delle pagine, 109, vado ancora avanti, vado proprio perché io sto proprio andando a cercare quello lì, quindi eccolo, dovrebbe essere quella dopo, eccolo qua. Gibraltar, questo qua secondo me è uno sgabello pazzesco, perché come potete vedere qui dalla lente di ingrandimento ha il filetto, ha tutte le varie memorie eccetera, e più che altro è bello alto come sgabello, quindi questa potrebbe essere un'ottima soluzione come sgabello per batteristi e anche un ottimo regalo. Questo è un regalo secondo me che piace ai batteristi. Come al solito qui avete le caratteristiche: seduta circolare, altezza regolabile, gambe a doppia staffa, avete sempre le varie recensioni dei clienti e raga, questo sgabello ha 4.9 su 5, quindi è un ottimo prodotto. Qui volendo avete anche la, se ci cliccate sopra avete anche la visualizzazione enorme dello sgabello che sembra di averlo praticamente qua. Quindi ci sono vari regali che potete fare a un batterista o potete farvi se siete batteristi su questa fascia di prezzo, andare anche magari su più paia di bacchette, andare su alcuni microfoni, ad esempio penso ai microfoni Behringer che sono veramente molto molto carini e più che altro hanno dei costi dove praticamente con sotto i 130 euro riuscite quasi a farvi il set. Appunto, ci sono varie cose, dovete solo mettervi lì e cercare un po', ma come avete visto è super semplice. Vi faccio vedere i prodotti, alcuni ve li ho fatti vedere ma ve li faccio vedere dal vivo, alcuni non credo di averveli fatti vedere, quindi capiamo un attimino. Vado a prendere i due pacchi più grandi. Allora, non mi vedete in faccia, ma non fa niente. Allora, ecco qua. Prima cosa, Big Felt Drum Mute. Questi sono i muti per la batteria e sono della Vic. Andiamo a vedere come sono in gomma. Questo è quello della cassa. Beh, questi funzionano sicuro, funzionano di brutto questi. Assolutamente proprio. Beh, molto carini, devo dire, perché poi pesano niente, veramente niente. Hanno una gomma che alla fine il suono che fate è questo, quindi funzionano benissimo e appunto comunque per il prezzo che hanno non dovete andarvi a prendere pelli mute, quelle con le pelli mesh, non dovete andare a svitare cose, perché con questi qua li piazzate sopra. È finito, siete a posto, avete la batteria completamente mutata. E poi, come vi ho fatto vedere anche sul sito, ci sono quelli per i piatti un filo più scomodi, devo dire, in confronto a quelli dei Tom, perché il piatto lo potrete solamente colpire qua per andare a mutarlo, però devo dire che non sono così male. Allora, rimettiamo tutto a posto, questo qua. Ah, eccole, queste. Mamma mia che carine. Queste sono le cuffie Vic che vi ho detto prima. Ah, molto più belle delle mie. Mamma mia, molto più belle delle mie queste. Guardate che bello. Cacchio, rendono ancora di più che da sito, devo dire. Mamma mia che bello. Guardate qua. Spero me le metta a fuoco. Molto carine. Sembra, non so come dire, ma è tutto fatto bello. Quindi vediamo anche come stanno, perché quelle vecchie non erano male, ma queste vediamo un po'. Non sente niente, praticamente non si sente niente. Allora, queste devo dire che mi ricordo già ai tempi, ma per forza, per chiudere così tanto, se avete gli occhiali come me in questo momento, e dopo un po' vi daranno un po' fastidio gli occhiali. Ci sta, è normale. Però al massimo voi fate questa cosa qua, tirate su gli occhiali e li mettete. No, non è vero, perché è una cavolata questa. Con gli occhiali più o meno, però se volete una chiusura così potente, mamma mia che chiusura. Secondo me chiudono ancora di più di quelle vecchie che ho io. Mamma mia, bellissime. E poi sono una figata. Sono veramente belle. Col cavo per attaccarci la musica e anche con l'adattatore. Se non al massimo togliete l'adattatore e avete il gecchino piccolo. E andiamo a continuare a vedere che cosa ho preso. Ah, questo è lo sgabello. Ok. Adesso io lo sgabello me lo monto e lo provo al posto di questa sedia, così alla fine del video vi dico cosa ne penso di questo sgabello. Sicuramente altissimo, devo dire. È molto, molto carino. Mi piace. Anche pesante. Mamma mia, questo è un botto. Raga, quando scegliete uno sgabello, prendetelo
con il filetto, mi raccomando, mi raccomando. E io uso lo sgabello, l'ho messo un po' alto mi sa. Ok, allora, sto un po' più lontano perché questo sgabello qua, essendo da batteria, è un po' più alto rispetto a quella sedia lì che va fino in fondo, quindi sto un pochettino più lontano così, tanto sono un po' più alto, ma direi che non c'è problema. Tanto mi devo alzare perché devo andare a prendere altre cose. Ah, eccolo qua. Allora, qui non sto ad aprirlo, raga, vi lascio sotto al massimo il video dei tappeti. Questo è, come vi dicevo anche prima, uno dei migliori tappeti, se non il migliore tappeto per quanto riguarda i live. Questo è il tappeto Rock Bag. E raga, questo si apre, si chiude, guardate quanto è piccolo quando lo si chiude, e non è una chiusura che hanno fatto mentre lo stavano imballando e poi non si riesce più a chiuderlo in questo modo qua come capita ogni tanto, ma il tappeto veramente diventa così. Ve lo buttate in macchina, pesa poco comunque per essere un tappeto, la batteria ci sta perfetta, è pieghevole, tutto. Quindi se dovete acquistare un tappeto a Natale, ma in generale, prendete questo, ve lo consiglio assolutamente. E infine ho preso anche un'altra cosa, questo appoggio qua, ammazza quanta roba che ho oggi. Questo sono sotto i 130 euro, ma praticamente è una specie di bundle con un microfono, una scheda audio e le cuffie di Behringer. Quindi Behringer, sapete quanto mi piace per la questione registrazione, quindi se avete bisogno di un microfono, una scheda audio che ha un microfono e un paio di cuffie per registrarsi, magari anche giusto per registrare quando studiate eccetera, con un microfono che sia panoramico, in questo modo vi prende tutta la batteria, lo mettete sopra, lo mettete davanti, un po' dove volete, ha anche l'attacco per il come si dice, per l'asta. Quindi questo secondo me è un bellissimo regalo, perché con questo vi potete registrare, prendete un programma gratuito, anche volendo, non per forza un super programma di registrazione, e con meno di 130 euro vi registrate alla batteria, vi ascoltate e tutto. Quindi è un buon modo per cominciare magari a registrarsi e a capire come funziona tutto questo mondo. Questo assolutamente lo consiglio. Poi, allora, ho fatto un po' di casino, mi veniva da dire in studio, ma non sono in studio, sono a casa. E allora devo dire, questo sgabello mi piace, è veramente molto 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 comodo. E detto questo, allora, ultima cosa che voglio dirvi riguarda la questione batterie, proprio batterie complete, che ovviamente non stanno in quel budget che vi ho detto fino adesso, né tra 1,50 né tra 51 e 130, ma dobbiamo andare un po' su di budget. Ma la cosa è che molti, penso a molti genitori che vogliono regalare la batteria al proprio figlio o alla propria figlia, e si trovano a dire: ok, che cosa compro? Quindi adesso voglio farvi vedere come trovare le batterie e soprattutto quali batterie vi consiglio. Allora, quindi siamo qui, torniamo volendo alla home, andiamo su batterie, batterie acustiche o batterie elettroniche, volendo dopo vi faccio vedere anche una batteria elettronica che potrebbe andare, kit batterie acustiche. Allora, prezzo crescente, che cosa abbiamo? Allora, vi faccio vedere quelle che ho provato e vi consiglio. Allora, sinceramente, la cosa che consiglio sempre è quella di non andare troppo 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 giù col prezzo, per poter prendere delle batterie che fanno bene adesso ma possono andare bene anche in futuro. La cosa che mi sarebbe piaciuta tanto quando ho cominciato a suonare la batteria sarebbe stata quella di avere una batteria già, anche se economica, buona, così da poterla usare anche adesso. Invece io avevo comprato una batteria un po' marcia e quindi adesso non la posso più utilizzare. Tra queste batterie però sempre utilizzabili c'è di sicuro la allora adesso ve la cerco, perché tanto qui siamo comunque sempre sotto i 500 euro. Allora, la T5, la Tamburo T5, che come potete vedere siamo sotto i 500, ne avete varie possibilità, qui ci sono le varie Tamburo con la cassa da 18, cassa da 20, cassa da 22, tom da 12, 13, 16, oppure tom da 10, 12, 16, vi consiglierei cassa o da 22 o da 20 e tom da
10, 12, 14 oppure 10, 12, 16 se state cercando qualcosa. Colorazione, sbizzarritevi, fate quello che volete. Ovviamente se ne scegliete una, sotto avete sempre le varie caratteristiche. Quindi adesso vi dicevo, cassa da 22, tom da 10, 12, 14. Qui come potete vedere, cassa 22, tom 10, 12, 14. Anche la rullante, anche i piatti, eccetera, eccetera. Questa è un'ottima batteria di tamburo che appunto la si può usare adesso, ma anche in futuro, anche quando si vorrà comprare una batteria più bella, eccetera, 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 questa batteria qui continuerà sicuramente al 100% ad essere utilizzata. Un'altra batteria molto, molto, molto carina, poi ovviamente qui fatevi un giro tra tutte le varie batterie, è la Pearl Roadshow, che spero di scrivere giusto. Vediamo. Ok, l'ho scritto direi giusto. Questa è anche un'ottima batteria. Che ho provato sul canale, viene un pochettino di più, eccola qua, però questa ragazzi è una batteria molto 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 interessante. Ad esempio questa qua con la cassa da 20 a me piace un sacco, forse è proprio quella che ho provato. In questo caso abbiamo cassa da 20, tom da 10 e 12, timpano da 14, rullante da 14. Ovviamente sotto avete sempre le varie recensioni dei clienti, ad esempio il prodotto come descritto, tempi e spedizioni perfetti. E questa è un'altra batteria ottima sicuramente se volete cominciare. Se avete voglia di andare un pochettino più su di prezzo, ma per un prodotto migliore, allora Mapex, non Ampex ma Mapex Mars, ho di nuovo sbagliato, allora Mapex Mars. Qui abbiamo le aste perché ovviamente siamo a prezzo crescente, ok, eccoli qua. Qui abbiamo la Mapex Mars, sia Birch sia Maple. Questa ragazzi è una batteria completamente diversa, nel senso che viene un po' di più, in realtà non viene così tanto di più devo dire rispetto alla Roadshow, ma il fatto è che questa non ha le aste e non ha i piatti. La Tamburo T5 e la Roadshow invece di Pearl hanno tutto, quindi piatti che non sono il massimo, ma comunque hanno i piatti, hanno le aste, hanno le bacchette, hanno lo sgabello, tutto. Qui stiamo parlando di una batteria già un filino più professionale, diciamo, e quindi in questo caso avete solamente i fusti. Però devo dire che queste batterie qua, su questa fascia di prezzo, per quanto mi riguarda, battono tutti. Secondo me non ce n'è, sia come finitura, sia come suono, sia come hardware, quindi come blocchetti, eccetera. Se avete la possibilità di fare questa spesa un po' più grande, ragazzi, la Mapex Mars è una delle batterie migliori assolutamente che ci siano in questo momento sul mercato. Quindi, come avete potuto vedere oggi, sposto un pochettino la luce perché sono un po' più lontano, vi ho fatto vedere un po' di possibilità di regali di Natale. Abbiamo visto tante possibilità qui sotto nei commenti. Ovviamente se voi avete altri regali di Natale o altre idee che magari trovate girando su strumentimusicali.net, scrivetemele, così almeno le aggiungiamo alla lista di cose che si potrebbero comprare. Come avete visto, non è così difficile alla fine fare un regalo a un batterista, basta andare su strumentimusicali.net alla fine e trovate quello che cercate. In realtà è una cosa che diverte molto andare su strumentimusicali.net a vedere che cosa c'è, più che altro per prendere ispirazione, un po' per i video, un po' per dei regali, un po' per capire anche le novità che ci sono. E quindi fatevi un giro, questo è il mio consiglio, fate un giro sul sito e spaziate un po' con la mente per trovare delle idee nuove che magari non avete pensato, che magari a me molto spesso viene da pensare sempre più o meno le stesse cose se pensi ai regali, ma qui trovate delle chicche veramente interessanti che vi permetteranno di fare un regalo un po' innovativo, un po' diverso dal solito a un batterista. Detto questo, ultima cosa, se cercate una batteria elettronica, dato che mi sono dimenticato, qui sono sulle batterie elettroniche, c'è tutto quanto il possibile, dalle centraline alle batterie elettroniche eccetera. La Lesis sicuramente è una batteria che viene molto meno di 300 euro e funziona bene se state cercando una batteria e siete all'inizio per quanto riguarda la parte elettronica. Sulla Medeli io non so nulla in realtà, quindi non l'ho ancora provata, vedo che costa poco ma non vi so dire. Yamaha sicuramente buonissima questa qua,
Linux DM210, anche questa forse tra tutte è quella che consiglierei di più, con le pelli mesh abbastanza robuste eccetera. Comunque avete tutte le caratteristiche, tutto quanto qui sotto in descrizione. Spero di avervi dato un po' di spunti se appunto stavate cercando i regali di Natale perfetti. Io posso finire qua il video, che è durato già abbastanza, ma oggi volevo spiegarvi un po' di cose e parlare un po' insieme a voi di quello che si può trovare, quello che si può regalare a un batterista. Non preoccupatevi quindi, che le possibilità ci sono. Grazie mille ancora a strumentimusicali.net per avermi mandato tutta questa roba e per permettermi sempre di girare sul sito e trovare tutte le ispirazioni che voglio sulle batterie, e non solo, anche su gadget, altri strumenti eccetera. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, commentate mi raccomando col vostro regalo di Natale col vostro regalo preferito di Natale per batteristi. Iscrivetevi al canale, andate sul mio sito Gossip Drums dove ci sono tutti i miei corsi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.